Le linee guida consigliano di consumare pesce almeno 3 volte alla settimana. Il pesce azzurro ha prezzi nutrizionali, oltre che economici. Infatti il pesce azzurro è rimasto stabile in 15 anni, pressappoco il consumo è pressoché uguale, non c'è mai stata una riduzione di acquisto. Inoltre c'è da dire che in Italia il consumo pro capite attualmente è attestato attorno a 23 kg annuo pro capite, però c'è una notevole differenza tra i paesi, tra le regioni diciamo meridionali, dove il consumo è molto maggiore rispetto a quelle settentrionali, dove il consumo del pesce è ancora abbastanza ridotto. Le sarde rappresentano una tradizione della cucina veneta. In quanto pesce azzurro deve essere consumato il più fresco possibile. Ove ce n'è grande disponibilità, le sarde vengono consumate fresche e una delle caratteristiche di freschezza è proprio quella macchia rossa che si forma sulle branchie dopo circa 12-18 ore dalla cattura. Questa macchia rossa va poi via via scomparendo man mano che il prodotto diventa sempre più vecchio. La sarda si presta benissimo anche a essere conservata, difatti vengono messe in barile, vengono salate, decapitate, eviscerate e poi pressate in modo da poterle conservare per un buon periodo di tempo. Il fatto che vengano salate per poterle conservare non limita per niente quello che è l'apporto di acidi grassi, tipo gli omega 3, che rendono questo alimento prezioso dal punto di vista nutrizionale. Ricordiamo che sono sostanze che mantengono pulite le nostre arterie e rendono appieno efficiente il nostro apparato cardiovascolatorio. Non è comunque una panacea, perché assieme a queste sostanze bisogna anche avere un corretto stile di vita, dal momento che l'occlusione delle arterie avviene anche per una vita troppo sedentaria, per problemi di fumo, per squilibri alimentari che purtroppo sono un po' all'ordine del giorno. A Verona le sarde si sposano perfettamente con i bigoli, un piatto da preparare con i consigli dei gastronomi dell'Iper. I bigoli vengono buttati nell'acqua senza sale per circa 8 minuti. Nel frattempo viene lavato la sarda, viene tolto dal sale, viene messo in una padella con l'olio bollente, viene fatta soffriggere nell'olio. Al momento della cottura dei bigoli, i bigoli vengono spadellati in padella e vengono versati in una pirofila con un po' di prezzemolo fresco sopra. Questo sugo, oltre che a sposarsi bene con i bigoli, si sposa benissimo anche con i gnocchi. Nella tradizione della cucina povera, naturalmente, sempre più rivalutata.